mangia è il titolo del pamphlet intelligentissimo con cui Quadribet apre la collana Elements e lo scrive Alessandro Barbero, che dà prova della sua abilità di segugio. Stava leggendo un romanzo, uno dei classici, uno di quelli che abbiamo letti tutti, e rimane incuriosito dall'ora di pranzo. Scatta il suo fume di ricercatore e si interessa, ma a che ora si mangiava nel passato? Stesso libro che ho letto io, che avete letto sicuramente anche voi, senza farci minimamente caso. Ma il genio si vede anche dalle piccole cose. Allora Barbero comincia a studiare e studia da mal suo, leggendo assolutamente tutto, quel poco, che è stato scritto sull'argomento e scopre qualche cosa di veramente interessante. Ossia che gli antichi mangiavano molto più di noi, ma che mangiavano una volta sola. A che ora? Nel corso del secolo cambia l'ora in cui si mangia, dove c'è questo pasto enorme che poi ti fiacca tutta la giornata. Nei momenti di scrimine solito si mangiava attorno alle 3, però poi, dopo la rivoluzione industriale, scopre Barbero che c'è uno scatto in avanti. Il momento del pasto si protrae sempre più in là, alle 5, alle 6, addirittura alle 7, e va a marcare la differenza fra la campagna legata ai ritmi antichi e la città in cui si mangia sempre più in là. La differenza quindi tra il proletariato che mangia presto e l'aristocrazia che con un po' di deboscia si sveglia tardi e quindi postpone sempre più il momento di mangiare. In Francia il motivo per cui si sposta il pranzo non è visto soltanto come uno scimmiottamento dall'Inghilterra, ma ne è dato anche per motivi etici, mentre quindi in Inghilterra c'è la presa in giro dell'aristocratico stanco di vivere che pospone sempre questo momento di gioia e quindi tutta la giornata va slittando verso la notte, anche grazie al miglioramento dell'illuminazione. In Francia no, in Francia gente attiva che dice che non può spezzare la giornata lavorativa mangiando. Prima si finisce di lavorare e poi ci si siede a tavola. Così fanno nella Camera dell'Ordine in Inghilterra, così fa l'aristocrazia parigina, così scimmottando, ma un po' di meno, anche l'Italia che è un po' arretrata e la Prussia cominciano a fare. Un'altra cosa che cambia, nota Barbero, è il nome che si dà ai pasti. Ovviamente più noi procrastiniamo questo pasto unico, più c'è bisogno di sannare un certo languorino e questo succede attraverso un déjeuner alla fourchette, cioè un piccolo mangiare, una sorta di colazione che oggi, se noi intendiamo colazione, non importa se ricca o povera, è quella che si fa la mattina. Chiamiamo pranzo, non importa se faraonico o modesto, quello che si fa attorno a ora di pranzo, appunto verso l'una. E chiamiamo cena, non importa se frugale o sontuosa, quella che si fa la sera. Quindi questi nomi hanno cominciato a significare l'ora. Nel passato no, nel passato cambiava nome a seconda della quantità e della qualità di ciò che si mangia. Il Barbero si diverte a fare un excursus in tutte le lingue in cui spiega questo e ci racconta i motivi attraverso cui dal XVIII secolo a oggi si è fatto tutto il giro di tutti gli orari possibili e si è tornati a mangiare come in epoca preindustriale.